Oddio Akuaku, ma chi sono quei due laggiù? Eppure ero convinto che le opere di Kant fossero nei dintorni. Le sto cercando. Oddio Aldo amico mio, guarda chi c'è. Oh no, non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Ah, oh, quella è la mia battuta, come ti permetti di freebooterla? Questo non importa, adesso preparati ad essere ergastolato. Crash Esimo, ti consiglio di tacere, ricorda, su quello di cui non si può parlare, è meglio tacere. Ah, con sé minigun, no, vengo colpito, ora lo dico io, non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile, capo... Dannazione, per cercare stanina dell'ergastolo, ho rischiato di fare la fine degli ufficiali polacchi nel 1940, no aspetta, siccome è femmina sta qua, sicuramente è qua dentro, per me. È peggio del minigun. Prendi questo, oh, razza di pervertito. Aia, ma che c'entro io? Ciao a tutti ragazzi. Come va? A me va più male dell'economia della Somalia, dato che per cercare questa nina dell'ergastolo ho rischiato di fare una fine peggiore di Cell quando fu distratto da Vegeta e Gohan ha ben pensato di attaccarlo. Forse è il caso di prestare particolare attenzione in questa scuola dell'ergastolo. Sapevo che l'avrei detestata, ma non così tanto. Dai su Crash, non ti demoralizzare, pian piano riusciremo a trovarla, però a parte quei due slide nominati Aldo e Rudolf, lo spogliatoio potevi evitare di rifare lo stesso errore. Oddio Akuaku, ti ricordi ancora di quello che ti dissi ai tempi delle Warproom dell'ergastolo? Ciò mi rende davvero felice e mi consola da questo posto di sgusto schifoso. Intanto mi improvviso Solid Snake per non farmi notare da questo tizio che all'apparenza sembra sveglio quanto un frequentatore di un locale olandese, ma in questa scuola devi stare attento anche alla carta igienica a quanto pare. In effetti è vero, inoltre posso capire una biblioteca e uno spogliatoio, ma che ci ficca dell'acido in una scuola? Akuaku, io ti ricordo che prima siamo stati sotto un impianto che scaricava acido, ma almeno lì ci siamo divertiti, poiché abbiamo fatto soffrire l'omino per andare avanti. Qua invece, mi sa che gli unici a soffrire saremo noi. Controllo l'ambiente circostante tramite l'ausilio dei miei occhi schifosi, XD. Dai, andiamo avanti, inoltre ho preso anche una gemma. No aspetta. No Crash, non fa... Sì, una gemma, oh porca... Allora carissimo Crash, nell'ultima avventura con le maschere, ho dovuto dirti di non usare il potere buffatorio definitivo, e quest'anno ti devo dire di non urlare quando prendi una gemma, specialmente ora in un ambiente in cui devi restare furtivo. Dai Akuaku, sono errori che possono capitare, no, hai ragione, non lo farò più. Dannazione, quel criceto arancione ha usato il teletrasporto di Goku. Se lo prendo giuro che gli faccio provare quello che provò Krillin nello scontro con Freezer. Guarda, ti apprezzo che anche tu vedevi Dragon Ball, ma per avermi chiamato criceto arancione, ora fa la fine di Majin Buu brutto schifoso. Sento delle urla. Probabilmente è qui, maledizione, c'ho la vista di una talpa. Visto che siamo a scuola, coniughiamo bene il verbo, c'avevi la vista di una talpa, XD. Sì, modestamente, in grammatica ero il migliore, avevo stato grande io, ero stato grande io. Oddio c'è un'altra gemma, ma no, questa volta non urlerò, sì, una gemma. Te lo giuro, non lo farò. Una gemma. Crash, hai la stessa forza di volontà di un alcolista o cosa? Ma Akuaku, non ho urlato sì una gemma, bensì il contrario. Dai, non va bene. Sei credibile quanto un terapeutista. Ma Akuaku, secondo te perché c'era Ringo Dal qua nella scuola ergastolante? Ah bello come cambi argomento, vabbè questa è un'ottima domanda, anche lui frequentò la scuola dell'ergastolo se ci pensi, magari si è nascosto nel dirigibile e non ci siamo accorti di nulla, e inoltre lui crede che abbiamo rapito l'omino. Beh guarda, si unisce che Dingo Dial è meno intelligente di Patrick Stella, al fatto che per anni e anni ho cercato di distruggerli, che non posso dargli torto che crede che non ci siamo alleati con l'omino al fine di sconfiggere i gemelli rompiballe, ma da un lato, poco importa, visto che ho
ho sconfitto Dingo Scemo per la 100.000.000esima volta. Oddio, un'altra biblioteca, però noto qualcosa di strano, o sono solo io? M-Crash, guarda sotto. No, aspetta. No, c'è l'acido. Aiuto, sta salendo. Non è possibile. Anzi, com'è possibile? Aiuto, moriremo tutti. Crash, a parte il fatto che hai leggermente rotto con sto non è possibile, secondo me, quelle tubature che hai aperto in basso per aprire i percorsi, sono la causa per cui l'acido sta salendo. Allora quelle valvole non erano messe a caso? Beh, in questi casi, c'è solo una cosa che possiamo fare. Scappare. Aiuto. Non voglio finire nell'acido. Aiuto. No. Crash, per carità di Dio, resisti, siamo ad un passo dall'entrata. Davvero? Sì. Lì una gemma, anzi l'entrata. Madonna che paura, no acqua, io ora mi riposo un po', se no rischio di prendere un infarto. Scusi, ma lei chi è? Non mi ricordo di voi come docente. Salve Omino, beh, deve sapere che questa scuola oramai è molto cambiata, la pornografia ora è ammessa. E se vuoi una prova... Oddio no, non è possibile! Dopo quella tizia, ora! Cosa stanno vedendo i miei occhi? Omino, ora capisco perché sei così, considerando che tipo di scuola hai frequentato. No, maestro Uka Uka, la mia scuola era completa... Ehi, tu cos'hai da guardare? Omino, forse è il caso di andare in un'altra zona. Ok dai, ora mi sento decisamente meglio, Madonna Santa Aquacu, dovevo riposarmi visto che sfuggire a quell'ambiente ha particolarmente messo in pericolo le mie capacità cardiache, in poche parole se non morivo per l'acido, morivo d'infarto, ma vabbè, il peggio è passato. Spero. Un cristallo. Ora come ora, è utile quanto un tutorial in coreano per uno che parla finlandese. Meglio se proseguo io da qua, devo trovare io mia nipote. Torna al dirigibile e attento a non farlo volare via. È tempo di ripulire questa scuola, da quando mi sono diplomato in ergastologia la scuola è troppo cambiata, soggetti strani l'hanno rovinata. Vedendo la scuola che hai frequentato, non mi stupisco più di te, considerando che razza di scuola hai frequentato. No, maestro Uka Uka, cos'ha capito? La mia scuola era completamente diversa ai miei tempi, giuro in quanto giuro che se becco il responsabile di tutto questo, altro che ergastolo. Anziché pensare a queste cazzate, scappa da questi cosi che ti stanno inseguendo, altrimenti quello che finirà ergastolato sarai tu. Starò attento, anche se devo ancora riprendermi da quella tizia e anche da quello che ballava. Oddio che terrore! No, ora devo assolutamente portare via mia nipote da qui per sempre. Anche dopo che avrà sistemato la macchina che quella cretina di Coco ha rotto, non posso permettere che mia nipote frequenti questo posto. Io credevo fosse ancora la vecchia scuola che insegnava i valori dell'ergastolo, e invece si è trasformata in un bordello praticamente. Io non lo accetto. Intanto, come prova della mia autorità, ho ergastolato senza troppi giri di parole questi così schifosi. D'autorità? Ma se gli ergastolatori oramai si sono sciolti e siamo costretti ad allearci con i nostri peggiori nemici per sconfiggere quei due maledetti, che giuro che se li becco di nuovo, gli faccio capire io cosa significa sfidare il grande Uka Uka. L'altra volta non ero in forma, ma la prossima volta li distruggo io senza troppi giri di parole, ma poi senza troppi giri di parole cosa?
Stai dicendo da 10 minuti che sta a scuola è peggiorata e bla bla bla, pensa a sparare piuttosto, invece di fare il coglionazzo. Scusi maestro Uka Uka, il punto è che anche se gli ergastolatori si sono sciolti peggio dell'Unione Sovietica, io rimango ancora fedele all'ideologia ergastolante, e vedere la mia preziosa scuola che mi ha educato ridotta in questo stato mi fa troppa rabbia. Mio fratello come ha potuto non dirmi nulla riguardo al fatto che ha iscritto sua figlia pur sapendo com'era diventata? A questo punto, sono d'accordo con Crash sul piano di far saltare in aria la scuola. Adesso sei anche d'accordo con Crash su qualcosa? Madonna Maddolosa Omino, sei proprio una delusione, non ti elimino giusto perché detesto ammetterlo, ma l'esistenza della Terra è sulle spalle tue e di Crash, però ciò non toglie che ti tratterò sempre come un cinese sotto l'impero mongolo. Gentile come sempre, e... Mi stai per caso criticando? No. Assolutissimamente. No. Intanto proseguo tramite le mie abilità della mia pistola ergastolante che mi permette di muovermi nell'ambiente circostante. Fa anche rima. XD. E voi che sperate di fare? Io vi do l'ergastolo... Ergastolo, ergastolo. Ah, ecco un altro ergastolo... Vi ergastolo senza pietà. Oh cazzo, ho finito i colpi. Aiuto. Ah, rieccoli. Ero troppo preso dall'ergastolare che non mi ero reso conto che avevo finito i colpi. Ci credo, Omino, che eri troppo preso dall'ergastolare, visto che normalmente non riesci ad ergastolare nemmeno un cerno. Morto fra parentesi. Sarà anche vero, ma intanto tu beccati l'ergastolo. E lo stesso vale per te, ergastolo. Ergastolo anche queste casse. Ed ergastolo pure te. Intanto ho notato di aver raccolto anche delle gemme, ma io non sono come Crash che quando prende una gemma si mette ad urlare come uno che ha vinto 300 miliardi di euro. Io sono più calmo, elegante e raffinato. Ciò non toglie queste gemme e me le tengo per me. No, aspetta. Sto venendo inseguito. Aiuto. Oddio, ora capisco cosa provo Crash quando usai su di lui la palla ergastolante e la palla ergastolante della neve modificata o come si chiamava. Sono passati troppi anni, oramai sono vecchio, ma comunque... No, sono spariti. Madonna, che esperienza terribile. Diciamo che l'ho pagata per tutte le volte che la feci provare a Crash questa esperienza. Aspetta un istante, Omino, ma anche prima eri stato inseguito da questi strani esseri, eppure non hai urlato, perché diamine prima lo stavi facendo? Perché prima ero troppo preso dalla rabbia e delusione di come si è ridotta la mia scuola, ora invece che... Maledetti di ergastolo! Dicevo, ora che ho, un attimo, focalizzato sulla situazione, mi sono spaventato quando mi stavano inseguendo, senza considerare anche tutti quegli esplosivi che per fortuna ho evitato tutti. Molto strano infatti che ci sei riuscito, visto che in ogni scontro con Crash, quest'ultimo ti ha sempre colpito che nemmeno Mike Tyson contro i suoi avversari era in grado di fare. Ma alla fine, questa mina dell'ergastolo... dov'è? Piccola mia mina dell'ergastolo, tuo zio è venuto a salvarti da questo luogo schifoso. Ti salverò, ti insegnerò io i veri valori dell'ergastolo. Poi giuro che avrò una lunghissima discussione con tuo padre per averti mandato qua. Anina, quanto tempo che non ti vedo, mia piccola nipotina. Beh, non sei più tanto piccola, noto che sei cresciuta. Dammi la mano. Ho detto dammi la mano, non staccami la mano. Che cavolo. Senti un po', non ti lamentare delle mie mani, che anni fa sei stato tu a tagliarmele per paura che facessi le mie cose per rispetto della tua ideologia di merda. Dai Nina, non dire così, ascolta, potresti aiutarmi, dovresti venire alla mia base ultra segreta, anche se non lo è più ora, e riparare una macchina? Ah, se non lo farai, l'intero universo sarà distrutto. A viste le circostanze, mi sa che sarò costretta, ma stammi lontano vecchio schifoso, ah, chi vuole distruggerlo sto universo? Defenduti, occhio che potresti beccare i loro scagnozzi durante il tuo cammino. Buona fortuna nipote mia, rendi fiero tuo zio e soprattutto l'ergastolo.
ma anche no, in questa scuola sei stato tu che mi hai iscritta contro la mia volontà, mio padre non c'entra nulla, l'ergastolo per me vale meno della lira. Del Granducato di Toscana. Dai su, leghiamo il dirigibile a questo scuolabus, in fondo, cosa potrebbe andare storto? M'è passato di tempo. È il momento di porre fine al nostro conto in sospeso. Crash Bandicoot. No, aspetta. Cos'è questo rumore? Oh porca merda, non è possibile, sei tu. Mi ero addormentato dalla stanchezza, ma cos'erano quei rumori? Erano colpi di pistola? Sta scuola è sempre più strana del previsto. Forse c'era qualcosa che poteva andare storto. Crash, idiota! Cos'hai fatto? Cavolinina dell'ergastolo, io sono Uka Uka, ti conosco da giusto 40 secondi e già mi stai più simpatico di quell'incompetente di tuo zio che ha provato più e più volte a conquistare il mondo ma ogni volta ha fallito peggio dei turchi nella conquista di Malta. Mio zio ha provato a conquistare il mondo? Non saprebbe conquistare nemmeno un villaggio dell'Africa, un momento. Ma quello è il mio autobus, perché sta volando appeso ad un dirigibile? Aspetta un attimo, ma quello è il dirigibile dell'omino, ma non è possibile, che diavolo ha combinato? Ma io giuro che lo prendo a pugni con le stesse mani robotiche che per colpa sua sono costretta ad usare Te l'ho detto, tuo zio è utile quanto una spada nella guerra del Golfo, non a caso, nemmeno con l'aiuto di un potente uomo chiamato Mr. Spy ci siamo riusciti nella nostra conquista del pianeta, infatti finito sto casino, non è da escludere che io elimini tuo zio, non ti dispiace, vero? Ma che, mi dispiacerebbe solo se non mi lasciassi nemmeno un pezzetto. Intanto salto, almeno riconosco che è figo muoversi con queste mani robotiche, anche se mi fa troppo incavolare il motivo per cui le ho. Vieni qui, o no? Adesso sì, pronta? Questi qua sono gli scagnozzi dei tizi che vogliono distruggere tutto perché sì. Ho anche preso una gemma, e dai salto, eccomi qua. Non sono particolarmente familiare con l'ambiente scolastico visto che io d'altronde sono Uka Uka, il più figo di tutti, ma una scuola non mi sembra fosse così. La nostra scuola è particolare, oltre che oramai non insegna più ergastologia da parecchi anni, da quando la preside si è probabilmente disintossicata, ha rivoluzionato la scuola, togliendo questa stronzate dell'ideologia ergastolante, almeno è molto più piacevole andare a lezione. Probabilmente se già all'epoca avessero fatto così, probabilmente tuo zio sarebbe quantomeno più pericoloso. Pensa che è stato battuto per ben 5 volte da un tizio di nome Crash che ha sempre messo i bastoni fra le ruote ai nostri piani, e siccome gli ergastolatori si sono sciolti, siamo talmente disperati che siamo costretti ad allearci proprio con questo Crash. Pensa un po' come siamo ridotti, purtroppo, in seguito ad alcune vicende nelle quali tuo zio mi ha condotto, sono diventato così debole che da solo non posso fare molto. Azzo, mi dispiace assai, mio zio è così inutile e fastidioso che stiamo parlando male di lui senza nemmeno renderci conto del tempo che passa. Mollo, e ora, campana, suona. Forza, andiamo, dobbiamo raggiungere l'autobus, probabilmente senza il dirigibile non possiamo raggiungere la base di mio zio. Esattamente, Nina dell'ergastolo, e senza di te non possiamo riparare quel macchinario che fra parentesi ha rotto la sorella di questo Crash. Oh Madonna Santa, mi dispiace che devi lavorare con mio zio, però per favore, non chiamarmi Nina dell'ergastolo, chiamami solo Nina, detesto avere questo cognome. Beh, direi che può bastare. Bene ragazzi, qui da Nina del Non Ergastolo XD è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Speriamo abbiate apprezzato anche queste novità mostrate nel video. Ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi e statemi bene.